Anna Lucia Bonanni, candidata aquilana nella circoscrizione sud per la lista Tsipras alle europee. Ottimo risultato della lista e ottimo risultato suo personale. Un commento su queste elezioni. Beh, ovviamente io sono felicissima del risultato. L'Aquila è nell'ottica nazionale il primo comune italiano sul risultato nazionale con una percentuale del 9,6%, laddove la lista a livello nazionale ha preso il 4%, il 4,1%, il 4,2%. Quindi credo che abbiamo dato anche nel nostro piccolo un contributo importante anche all'affermazione della lista. E per quanto riguarda il mio risultato personale, io ovviamente sono contentissima perché, diciamo, rispetto alle risorse che noi avevamo, sia economiche sia proprio di persone che potessero lavorare, abbiamo lavorato tantissimo e credo realizzato un risultato importante. All'Aquila sono la prima anche su tutti gli altri candidati molto più forti di altri partiti, insomma, che hanno ben altre strutture e ben altra organizzazione. È buono anche il dato regionale, anche lì sulla lista sono la prima, diciamo, dei votati con oltre 5.000 preferenze e sono riuscita ad ottenere preferenze anche nel resto del collegio dove io purtroppo non sono neanche potuta mai andare, nel senso che dovendo lavorare comunque, non potendo fare una campagna elettorale su tutto il collegio che è molto grande, sono 6 regioni, mi sono un po' affidata così a quello che, ai contatti che potevo avere o alle cose che di me si potevano vedere attraverso il mio blog, attraverso il mio profilo e così via. E quindi questo è un risultato che è importantissimo e che credo lusinghi non tanto e non solo me come persona, ma tutto un lavoro che è stato fatto in questa città, da parte dei cosiddetti comitati cittadini, un movimento civico importantissimo e poi anche una lista civica come quella di Appello per l'Aquila che ha continuato a lavorare, credo, bene in questa città e che ha ottenuto evidentemente anche dei consensi. Avendo superato il 4% a livello nazionale, la lista Un'altra Europa con Tsipras va nel Parlamento europeo. A questo punto, che tipo di percorso si deve e si può intraprendere? Allora, a livello europeo, la lista si colloca nella sinistra unitaria europea, quindi si presenta come alternativa al PSE, così come il partito di Tsipras, che si chiama Syriza in Grecia, era alternativo al PASOK, che è il PD greco, diciamo così. Questa operazione si fa anche in Europa, perché noi crediamo che il PSE abbia espresso le politiche che hanno portato l'Europa a questo punto, no? Hanno accettato le politiche dei tagli, delle privatizzazioni, del rigore, dell'austerità, che hanno prodotto miseria, soprattutto in Grecia, disoccupazione in tutta l'Europa e che minacciano, credo, anche il nostro paese. Quindi lì si farà il percorso di quel tipo. In Italia speriamo di poter continuare, io conto e voglio lavorare per continuare il percorso di costruzione, di questo, non so come chiamarlo ancora, un nuovo soggetto politico, probabilmente è presto per dirlo, però la costruzione di vera alternativa alle politiche attuali di un PD che sta diventando sempre più un partito di centro, insomma la Spinelli l'ha definito come la Democrazia Cristiana e quindi penso che dobbiamo costruire un'alternativa a questo anche in Italia.